Quali sono gli scenari in Campania se si parla di donne, lavoro e giovani? Questo è il tema di un convegno tenutosi a Vico Equense organizzato dalla SLC CGL Campania e dalla CGL Campania per affrontare i temi riguardanti la delicata situazione del mercato del lavoro e dell'occupazione giovanile e femminile nel Mezzogiorno e soprattutto nella nostra regione. Sul precariato e disagi nel mondo del lavoro e sulle telecomunicazioni risponde il segretario generale SLC CGL Napoli e Campania, Alessandra Tommasini. In Campania su circa 3.600 impiegati all'interno di Telecom Italia, oggi TIM, la cassa integrazione scatterà per circa 2.400 lavoratori. Insomma, parliamo di un intero settore produttivo che è quello delle telecomunicazioni, che avrebbe invece dovuto ricevere in qualche misura degli investimenti basandosi fondamentalmente sulle nuove tecnologie e sulle reti di nuova generazione. La Regione Campania, rappresentata dall'assessore alla formazione e alle pari opportunità Chiara Marciani, ricorda i percorsi formativi per i giovani e le iniziative messe in campo proprio per sostenere il mondo femminile. Aumentare l'occupazione femminile è una priorità e quindi abbiamo predisposto un piano strategico per le pari opportunità con una dotazione di 26 milioni di euro che, oltre a creare occupazione, offre un altro elemento importante che sono i servizi conciliativi. Se vogliamo che le donne abbiano la possibilità di lavorare nel nostro territorio, dobbiamo anche sostenerle in quelli che sono i servizi di cura, quindi penso a nidi, asili nidi, ludoteche, una serie di servizi che appunto facilitano la vita delle donne, ma direi della famiglia. Un incontro che si è tenuto a pochi giorni dalla presentazione del piano lavoro che, sottolinea il consigliere regionale Gianluca Daniele, potrebbe rappresentare un'importante occasione per i giovani di quest'area metropolitana e di questa regione. Lo ascoltiamo. Parliamo all'incirca di 10.000 assunzioni solo come turnover nella pubblica amministrazione e come stabilizzazione dei precari nella sanità di altre circa 7.000 unità. Io credo che questa rappresenti veramente un'importante occasione e nei prossimi settimane, nei prossimi mesi potremo realmente dare una speranza ai giovani di questa regione. Io credo che il primo problema debba essere quello di aumentare il lavoro, a dirlo il segretario CGL nazionale Nino Baseotto. L'Italia, questa regione, il Mezzogiorno hanno un disperato bisogno di poter contare su più lavoro, su più occasioni di lavoro. Un paese con quasi il 40% di disoccupazione giovanile, che poi nel Mezzogiorno sono cifre molto più grandi, è un paese che non ha un futuro, che non ha una prospettiva vera di sviluppo.